Mark le commette un errore imperdonabile, ecco cos'è successo. Meghan Markle commette un errore imperdonabile. I due coniugi deludono per il modo in cui hanno scelto di vivere il battesimo di Archie, escludendo totalmente i sudditi. I duchi del Sussex hanno deciso che il battesimo di Archie si svolgerà in forma privata. Di fatto, è una consuetudine per i nuovi nati della famiglia reale, ad eccezione dei figli di Sua Maestà e degli eredi al trono. Quindi nessuna novità in proposito. Ma Harry e Meghan si sono rifiutati di rivelare i nomi dei padrini e delle madrine di Baby Sussex. Ebbene sì, la motivazione ufficiale è che si tratta di cittadini privati e dunque non voglio divulgare la loro identità. La decisione di Meghan e marito ha deluso parecchio la gente comune che avrebbe voluto condividere con loro tutti i dettagli di un giorno così importante. Per la seconda volta, Lady Markle va controcorrente per quanto riguarda le decisioni di suo figlio. Come quando non volle comparire in pubblico col bebè subito dopo la nascita. Per conoscere Archie ci sono voluti 2 giorni di attesa. In ogni caso, tra i padrini e le madrine più probabili ci sono George e Mal Cloney. Anche se la coppia non sembrava convinta di accettare il ruolo. Serena Williams ora è impegnata a Wimbledon, Jessica Mulroney, la migliore amica di Lady Markle. Archie sarà battezzato sabato 6 luglio nella cappella privata del castello di Windsor dall'arcivescovo di Canterbury, lontano da occhi indiscreti. I genitori divulgheranno in seguito alcune foto ufficiali della cerimonia. Essendo celebrata in forma privata, non si avranno immagini dell'arrivo in chiesa di Meghan e Harry col figlio e degli invitati. Gli scatti resi pubblici, quindi, saranno esclusivamente quelli scelti dai duchi. La regina Elisabetta non dovrebbe essere presente. Ma d'altro canto era assente anche al battesimo del nipote Louis, terzo genito di William e Kate Middleton. Sull'outfit di Meghan non ci sono indiscrezioni. Probabilmente, indosserà un abito di Givenchy, la Griff che l'ha vestita nelle occasioni più formali, compreso il suo matrimonio.